E ciao a tutti farmer, spero tutto bene. Negli ultimi video dove parlavamo del terreno nuovo sono stati tantissimi commenti dove mi chiedevate che progetti ho in mente per il nuovo terreno, cosa voglio farci. Quindi credo che oggi sia l'occasione un po' per fermarsi, godersi un pochino il tutto e spiegarvi che cosa ho in mente. Parte tutto un po' come una sfida, questo terreno, ve l'ho raccontato, è stato una scommessa che mi è stata lanciata e che ho colto. Di sicuro il desiderio di non investire i soldi in banca, in azioni, in bitcoin, ma investirli in terreni da lasciare ai miei figli è un po' lo scopo che mi sta guidando. Quindi il vero obiettivo a lungo termine è lasciare dei terreni ai miei figli e dividerglieli già, cioè un terreno uno all'altro e continuare così in modo tale che ognuno abbia la propria terra. È un po' un'eredità che voglio lasciare, sia economica, dopo loro faranno quello che vogliono, se voglio venderselo per farsi la casa sarà una loro scelta, però è anche un po' una scommessa, un investimento morale che voglio fare, investendo in loro e dicendo prendetevi cura di questa cosa, vi insegno dei valori. In tutto questo però, senza arrivare alla mia morte ai 125 anni di vita che camperò, quindi i miei figli aspetteranno parecchio, dobbiamo pensare come metterlo a frutto e questa qua è l'idea. Allora, lì c'è il terreno, vedi dove c'è l'albero secco? Quell'albero secco lì è il confine, c'è un prato davanti e subito dopo parte il terreno che è la zona da pulire. E qua c'è questa cappellina, questa nicchia della Madonna della Brina, e fa un po' ridere perché prendo i terreni sempre vicino alle chiese molto storiche, San Rocco, che credo che sia del 1400, e questa chiesetta che è stata eretta all'inizio del Novecento e dopo acquisisce vari significati durante la Seconda Guerra Mondiale. Anche questo, storia di un territorio, fede di un territorio. All'indomani della Seconda Guerra Mondiale il popolo di Cellatica, in omaggio alla Vergine per la protezione del paese dal flagello del Teutonico, ha fatto decorare questa cappella affinché Dio e la Santa Madre siano alla terra benigni, anno 1946. E qua, alla Madonna della Brina, Francesco Corti, col popolo di Cellatica sul territorio, anno 1903, questo tempio era esse simbolo di fede, segno di pietà. Bello, mi piace un sacco avere i terreni in parte a pezzi di storia comunque del territorio. Sono cose importanti, fatti da gente grata che chiedeva e ringraziava anche con fede semplice. A volte non serve tanto la vita, c'è da essere un pochino forse più come bambini. Questo qua è un noce che è nella mia proprietà. Ora lì, qua si fa il nocino con queste. Ho vari noci dentro la proprietà, quindi sono proprio contento. Quindi qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di andare a creare un'azienda agricola partendo da zero. Andare a fare produzione, trasformazione e vendita, quindi incontrando le persone, facendo assaggiare, quindi facendo fare dei percorsi dal coltivarlo all'assaggiarlo, ma soprattutto l'idea che ho in mente è fare un business plan aperto. Business plan aperto, che cosa si intende? Oggi chiunque vuole aprire un'azienda agricola non sa esattamente i costi che ci sono, i permessi che vanno fatti, neanch'io li conosco tutti purtroppo. E questo è un problema, perché uno si butta, fa alcune cose in modo preventivo, un po' come quando ristrutturi casa, sai quando inizi, non sai come finisci e quando finisci. Ecco, vorrei raccontarvi tutto questo, raccontarvi anche la vita degli uffici, i permessi, cosa devo presentare in comune. Questo racconto vuole sposare più esigenze, chi vuole provare a aprire un'azienda agricola, quindi che può vedere una serie di contenuti, chi vuole coltivare, ma soprattutto chi vuole anche assaggiare, riuscendo a
creare un nucleo, uno zoccolo duro tra le migliori realtà che ci sono oggi. Se io penso ai rapporti che ci sono sul territorio, ma di eccellenza, da Christian a Matteo Mazzola, a tutto il reparto di API con Pietro, ai ristoranti che ci sono, mi penso a Cubio di Claudio, cioè ci sono una serie di eccellenze che avete incontrato nei vari anni e che aspettano solo di far sperimentare. Questo Covid finirà e io vi voglio qua in terreno che ora è ancora tutto pieno di infestanti e lo sistemeremo, ma andare a fare un'azienda agricola dove uno arriva, vede l'orto, vede le coltivazioni, si ferma, mangia qualcosa di semplice, una panzanella, un pane salame e vino, e è parte di qualcosa più grande. Il percorso che voglio fare è un percorso di comunità, è per quello che avere anche la chiesetta che vedi sempre là in fondo, che è legata a una storia importante. È per quello che la prima cosa che ho fatto è andare a conoscere i contadini che lavorano qua alla terra, in parte andare a fare due chiacchiere, fermarmi portando una bottiglia, stampandola insieme e chiacchierando. Perché coltivare la terra non può essere solo prendo, arrivo col mio trattore, freso tutto, metto giù, pianto, do da bere, chi se ne fotte, via. Ma è parte di un qualcosa di più grande a livello proprio anche di rapporti. Questo qua è l'obiettivo. Ora, andando sul pratico, i prossimi lavori quali sono? Allora, qua sopra, su questi pali, ne abbiamo due. Abbiamo la corrente e la linea elettrica. Quindi uno degli obiettivi, anche quando ho comprato il terreno, è andare a capire se nel terreno è presente acqua potabile, corrente, internet. Non è male, perché così possiamo video sorvegliare tutto, fare le live, male non fa. Quindi questo qua è una delle robe principali. Per coltivare la cosa più essenziale è l'acqua. Abbiamo già una parte a pascolo, diciamo erbaceo, come vedi, che sta incominciando ad andare a fiore, ora glielo lasciamo per le api. Porterò qua ora le pecore e altri due animali che vi svelo a breve, che arrivano, che mi aiuteranno a pulire il più possibile, perché anche qua non voglio rasare tutto al suolo. L'errore che ho fatto al podere la sto pagando, è che non ci sono alberi. Servono almeno degli alberi per coprire, per creare ombra, per coltivare, perché il sole picchia troppo, c'è troppa evaporazione del terreno, terreni scoperti, quindi fare anche delle fasce di riforestazione. Guardate, cioè siamo partiti all'inizio del video proprio sotto quegli alberi là, li vedi? Quelli là, dovrebbe essere tutto così, un viale alberato. C'è da ragionarci e fare delle robe. Quindi la prima roba è andare a chiedere l'allaccio della corrente, provare a allacciare l'acqua potabile per bere, per dare da bere agli animali, ma soprattutto andare a fare un progetto col pozzo. E qua vanno riattivati tutti i contatti che avevo. Qua tutti hanno il pozzo, scendono giù un 30 metri, l'acqua la trovano di sicuro. C'è da contattare ora qualche azienda per fare il pozzo. Prima però volevo pulire tutto per avere chiaro un pochino cosa c'è sotto, il territorio, vedere una serie di robe e dopo magari fare una mappa insieme. Una volta quindi che abbiamo messo corrente, pozzo, pulito, andare a fare una programmazione sulle colture. Quindi magari incominciare a parlare di colture, non credo invernali, anche se qualcosa mi piacerebbe mettere giù, perché voglio capire come si adattano i terreni qua d'inverno, se trattengono l'acqua, se c'è il ristagno, se vanno inclinati, cioè è importante anche quello. E magari partire già con l'estate prossima con tutta quella trasformazione che ci siamo detti. Io lo so di essere un pivello all'inizio, ho notato che c'è un po' di rabbia per quello che sto portando avanti, provando a fare, perché tanti giustamente anche scrivono: ma non ne sai nulla di agricoltura, che cosa vuoi fare, aprire un'azienda agricola così, ma non capisci nulla, fallisci domani. Però il desiderio negli ultimi anni è stato così forte che non posso più trattenerlo e voglio provarci. Fallirò, vi racconterò dove ho fallito, nella speranza che qualcuno non faccia i miei stessi errori e magari provi anche a correggere certe parti che sia di spunto. Però l'urgenza ora è di farlo. È come quando senti che un ambiente ti è stretto e devi andare dove non lo sai, però devi andare.
con questo non vuol dire che le facciamo le cose senza senno, però se vedete anche in esperienza, non aiutatemi in questo, vi chiedo proprio un aiuto, idee, cosa fare, sto capendo come magari potervi invitare anche a darmi una mano, perché sono questi gli step importanti, voglio che sia un qualcosa di totalmente condiviso e sostanzialmente basta. E non c'è, ecco, questa cosa qua vorrei dirla, non c'è nessun progetto strambo di marketing dietro, se non l'intenzione di un padre di lasciare ai propri figli un'azienda agricola e una possibilità di crescita. Questo qua è l'obiettivo che voglio precisare, ma perché questo video tra un tot di anni lo vedranno i miei figli e sarà la mia eredità.